ragazzi, oggi siamo a Sassi con questo capello appena uscito dal casco spettinato. Vabbè. Oggi facciamo un sentiero solo, quello principale, quello nato prima di tutti, che è indicato in rosso sulla mappa che è stata mandata a tutti i ciclisti della zona. Ce n'è un altro in blu e un altro in giallo. Quello in giallo incrocia quello rosso e poi si butta su quello blu. Io direi intanto di farvelo vedere uno alla volta con calma. Oggi vi faccio vedere quello rosso che si può prendere anche prima. Non è stato segnato in questa mappa per riuscire a prenderlo quando uno ha un'ora libera di tempo per andare in bici e dice vado lì, giusto per fare una discesa, per divertirmi. Però oggi lo facciamo tutto da in cima. Ok, ci stiamo avvicinando all'inizio del padella. Parte subito con un ripido molto tosto. Questo è il sentiero principale, forse più tosto e tecnico di tutti, però anche più bello di tutti. Almeno per quelli che sono i miei gusti. Eh sì, non parte proprio tranquillo. Andiamo. Bella lì. C'ho le gomme anche un po' troppo gonfie, però le lascio sta perché anche c'ho il manometro quello vero che mi donna bene, che si è rotto. C'ho un altro che mi donna un po' peggio perché non ha le mezze misure. Quindi forse anche quello. Adesso si allarga, si prende la linea larga perché poi c'è da chiuderla. Qui non è facile andare a mollare a freni, Ti avviso già. Sì, le gomme sono troppo gonfie, però se le sgonfio un attimo ho paura di andare a sgonfiare troppo. Già basta parlare e concentriamoci, vai! Praticamente dovresti pedalare qui sopra. Io ne approfitto per prendere un attimo fiato. Questa è tosta, lo so già com'è. Molla, schiaccia giù, passa in marcia e pedala. Jolly! Ci sono già volato una volta e non è proprio facile, no? Oh, lì è dove si incrocia il sentiero preso da metà, Quel sentiero lì sulla sinistra, non so se si è visto dalla telecamera, però è il sentiero che incrocia questo, non quello giallo, quello non segnato nella mappa. E oggi lo sto facendo un po' più a spasso, sto sentiero. Non lo sto facendo proprio forte, no. Lo sto facendo vedere
diciamola così, non è che sono piantato, no. No, a parte scherzo, lo sto tirando davvero. Wow! Quello qui è importantissimo. Ok. Ok, anche questo non è proprio facile. E questo è il primo sentiero che è finito qui. E ragazzi, oggi non sono andato proprio forte. Dunque ragazzi, questo era il Padella Trail, per l'occasione anche la bandana della Epic, perché ci passa anche la Garfagnana Epic di lì. E che dire, trail difficile però divertente, allenante. Spero vi sia piaciuto. Nel caso mettete un like, iscrivetevi al canale che è gratuito, condividete il video. Vi ringrazio della visione, ci si vede alla prossima. Ciao!